Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Enrico Longodoria che vi parla e da Ciro Sarnataro, regista della ripresa televisiva della Santa Messa in onda dalla Cattedrale Maria Santissima Assunta in San Severo, provincia di Foggia. Comune di oltre 55.000 abitanti, a poco più di 30 km dal capoluogo di provincia, dal Mar Adriatico, San Severo è centro di antiche tradizioni mercantili e agricole, punto di arrivo di uno dei più importanti tratturi, oggi essenzialmente dedito al terziario. Conserva un notevole centro storico costellato di significativi monumenti, per il quale nel 2006 ha ottenuto il riconoscimento di città d'arte. Del borgo antico si ergono imponenti alcuni caratteristici campanili, si trovano monumenti prevalentemente barocchi, palazzi civili e chiese e grandi monasteri oggi utilizzati come sede di uffici pubblici, dal tribunale alla biblioteca comunale e al museo civico. Il municipio era prima convento dei Celestini. La diocesi fu istituita il 7 marzo 1580 da Papa Gregorio XIII, che trasferì la sede da Civitate a San Severo. In centro si trova anche un'ampia e ben tenuta villa comunale, nei pressi il Teatro Giuseppe Verdi, inaugurato il 1819. È il più grande della Capitanata e il terzo di tutta la Puglia. Nel 1857 fu eletta compatrona principale della città e diocesi la Beata Vergine del Soccorso. La preziosa immagine fu incoronata nel 1937. Nel 1986 la diocesi, che era stata unita in persona episcopi a quella di Lucera, riottenne la sua piena autonomia con un vescovo residente in loco. L'attuale vescovo, Monsignor Lucio Angelo Renna, è il 40° della serie. I fedeli della diocesi sono circa 131.000, distribuiti in poco meno di 40 parrocchie. Nel 1987, durante la visita pastorale alla diocesi di Giovanni Paolo II, tra una folla osannante l'immagine fu esposta alla venerazione del Papa, ricorrendo il cinquantenario dell'incoronazione. Tra le realizzazioni più recenti è il Museo Diocesano, troppo piccolo per la grande quantità di opere d'arte. Reperti di epoca classica, arredi di culto e molti preziosi argenti ed ex voto in oro. Una speciale citazione merita la statua lignea policroma di Santa Maria della Strada dell'XI secolo, titolare della chiesa, poi divenuta cattedrale, il bozzetto della grande tela che un tempo ricopriva l'intero soffitto. Il popolo sanseverese venera anche un sacerdote zelantissimo, il servo di Dio Don Felice Canelli, collaboratore di più vescovi diocesani e primo parroco di Croce Santa. Le sue fatiche apostoliche furono instancabili nei vari campi di lavoro fino alla fine, a 97 anni. Costruita intorno all'anno 1000, la chiesa Santa Maria della Strada, oggi cattedrale, era composta da una sola ampia navata. Nel XVII secolo l'originario stile romanico pugliese fu trasformato in barocco. In seguito furono aggiunte altre due navate, così come risulta oggi. Nel 1730 il campanile venne ricostruito e spostato a destra dall'originaria posizione sul lato sinistro. L'interno, a tre navate con cinque cappelle laterali per parte, è caratterizzato dalla scenografica decorazione del presbiterio, in cui il trompe-l'œil risulta tra i più belli di Puglia. Custodisce tra l'altro un prezioso fonte battesimale formato da una conca monolitica dell'XI secolo e importanti dipinti settecenteschi. Nella navata di sinistra, sotto l'altare dedicato al vescovo San Severo, in una preziosa urna, sono custodite le reliquie del santo, donate nel 1993 dalla diocesi di Napoli. Di grande valore è l'altare maggiore, dedicato all'Assunta, con il suo tabernacolo a forma circolare. La liturgia della terza domenica d'Avvento, detta anche Gaudete, cioè rallegratevi, è un invito ripetuto con insistenza a gioire, perché il Signore è vicino e con Lui la liberazione e la salvezza. Essa è preannunciata dalle sue opere e dai miracoli di guarigione.
dal carcere in cui è rinchiuso, Giovanni ne sente l'eco e il Signore ne proclama la grandezza agli occhi di tutti perché è stato fedele al suo compito di annunciatore del Messia. Presiede la celebrazione Monsignor Lucio Renna, vescovo della diocesi. Concelebrano Monsignor Mario Cota, vicario generale, e Don Giuseppe Ciavarella, parroco della cattedrale. Diacono Matteo Bonfitto. I canti sono eseguiti dall'assemblea e dal coro diocesano, diretti dal maestro Cinzia Coco. All'organo le maestre Lucia Di Lella e Monica Dell'Olio. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della cattedrale, guidati da Don Antonio Di Domenico, cerimoniere vescovile. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Sorelle e fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Sostieni, o Padre, con la forza del tuo amore, il nostro cammino incontro a colui che viene e fa che, perseverando nella pazienza, maturiamo in noi il frutto della fede. E accogliamo con rendimento di grazie il Vangelo della gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca, si canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e del Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salda le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio. Giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Vieni, Signore, a salvarci. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dal pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. La vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion, di generazione in generazione. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti
che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Il profeta Isaia descrive il giorno radioso della salvezza. L'esilio è terminato, il popolo di Dio è libero. Ormai deve armarsi di coraggio e di fiducia,
in attesa della felicità dell'era messianica. Il pio israelita invoca il suo Dio: vieni, Signore, vieni a salvarci, mentre attende con pazienza e fiducia il rinnovamento di tutta la realtà, di se stesso, degli altri e del mondo intero. L'invito alla gioia si nutre e si sostanzia della consapevolezza, nella pienezza dei tempi, dei tanti segni che richiamano la presenza del Messia. Il tema dominante della parola di Dio di questa terza domenica di Avvento è dunque la gioia, che si connota della beatitudine, della paziente attesa. E l'invito della liturgia è: gaudete, gioite. La scena evangelica è dominata dalla figura di Giovanni Battista, il testimone fedele di colui che è già nel mondo per ridare dignità, liberazione, amore a tutti coloro che l'accolgono con cuore puro e retta coscienza. Il Vangelo, infatti, ci invita a contemplare il Nazareno, che opera con la sua potenza guarigioni e prodigi che rinnovano tutta la realtà e tutti coloro che vengono a contatto con lui. La parola ascoltata è di grande attualità anche oggi. Sullo sfondo di una realtà ambigua, relativistica, confusa, ingannatrice, si scorge il raggio di una luce, si sente la voce di una promessa, si evidenziano i segni della speranza. Dio non abbandona il popolo. Lo ama tanto da donargli l'Emmanuel, il Dio con noi, il Dio per noi. La situazione attuale riesce facilmente a convincerci che abbiamo ragione di essere scontenti. Ci rivela i tantissimi motivi per cui non possiamo che essere infelici. Diventa sempre più vasto il numero di coloro che si raggomitolano sulla loro insoddisfazione, inquietudine. Purtroppo la tristezza è contagiosa. Chi ne è ammalato ha bisogno psicologico e fisico di trasmettere agli altri la sua angoscia. Ha necessità quasi patologica che anche molti altri soffrano come sta soffrendo lui. E così si va stendendo sull'umanità un velo sempre più largo ed oscuro di inquietudine. Diceva Bernanos che con Satana la tristezza è entrata nel mondo, con Cristo ha fatto illusione la gioia. Le letture odierne ci sollecitano a svolgere l'urgente compito sacro, stanare fratelli e sorelle dalle caverne della loro tristezza. Elencare i motivi di malcontento è azione facile, ma scontata, non troppo nobile. È come rigirare il coltello nella piaga dell'ammalato. Il confronto col mondo va compiuto sul terreno dell'oggi, del qui, che ha compreso il cristianesimo in tutte le sue dimensioni. Chi si sforza di realizzare un autentico cammino di fede in tutte le sue esigenze non può che rendere ragione della speranza e della gioia che ha nel cuore. Il mondo in un certo senso si è arrogato il monopolio della gioia e noi dobbiamo contestarglielo, dobbiamo strapparglielo di mano. Noi cristiani dobbiamo contestare il mondo sul suo stesso terreno, proponendo la logica delle beatitudini, dimostrando con la testimonianza della vita che non siamo contro la gioia, ma contro le gioie troppo piccole, fragili, contro i surrogati della gioia. Dimostriamo con i fatti che c'è più gioia a fare il bene che a fare il male, che c'è più felicità a seguire le beatitudini di Gesù che quelle promesse dal mondo.
cantare o celebrare la gioia, significa risalire alla sorgente della nostra esistenza, riscoprire che qualcuno vuole riscattare la fragilità, la banalità, la terribile problematicità del mondo in cui viviamo, delle situazioni che ci opprimono, dinanzi a coloro che si accaniscano ad accrescere il malcontento ed a portare all'ennesima potenza i motivi di tristezza, la parola che abbiamo ascoltato è l'attesa paziente ma ricca di speranza in colui che viene a portarci la salvezza ogni giorno, ogni momento, e non solo a Natale o a Pasqua. Noi cristiani siamo chiamati a praticare il contagio della gioia, a spianare la via verso la gioia. Forse non abbiamo mai pensato che la testimonianza della nostra gioia può essere una prova dell'esistenza di Dio per i cosiddetti lontani, una prova più convincente di tante dimostrazioni e ragionamenti. Sovente l'infelice è una persona che non riesce a rendersi conto di avere molteplici motivi per essere felice, soprattutto dell'amore che Dio ha per lui. E voglio concludere con un augurio espresso attraverso le parole del profeta. Sorelle, fratelli, dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio giunge, egli viene a salvarvi. Sia lodato Gesù Cristo. Professiamo adesso insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio. Padre, viviamo nell'attesa della venuta del nostro Salvatore e abbiamo il cuore ricolmo di gioia. Aiutaci a riconoscere i segni della sua presenza. E poiché tu esaudisci i tuoi figli al di là di ogni merito e di ogni desiderio, fa che ti chiediamo in piena fiducia ciò che è necessario e buono per noi. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, donaci la tua gioia. Signore, donaci la tua gioia. Per il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Lucio e tutti i sacerdoti che vivono il servizio dell'educazione alla fede, perché, come il Battista, siano a servizio dell'incontro con te e sappiano indicare la tua presenza. Preghiamo. Signore, donaci la tua gioia.
per la Chiesa, depositaria della buona novella della salvezza, perché sappia consegnare al mondo la vera gioia, che è frutto della tua parola di vita. Preghiamo. Signore, donaci la tua gioia. Per i cuori segnati dalla solitudine e dalla sofferenza, induriti dall'indifferenza, spezzati dalla violenza, perché il Signore ci aiuti a vivere con loro da fratelli e condividere la gioia della sua venuta tra noi. Preghiamo. Signore, donaci la tua gioia. Per i giovani alla ricerca dei veri valori della vita, perché non cedano alle promesse di falsa felicità, ma trovino adulti nella fede, disponibili a guidarli e formarli. Preghiamo. Signore, donaci la tua gioia. Per tutte le necessità della nostra terra e per i fratelli più poveri, perché la parola di Cristo ci scuota, ci rinnovi e ci renda capaci di un vero e costante servizio. Preghiamo. Signore, donaci la tua gioia. Accogli, o Padre, le nostre suppliche. Tu che gioisci nel dispensare a tutti i tuoi benefici, accordaci quanto ti chiediamo con fede, nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. I nostri fratelli vengono con gioia in processione verso il tuo altare, Signore, portando il pane e il vino per il sacrificio eucaristico e doni per i poveri e per la missione africana di Wansoku nel Benin, affidata a sacerdoti diocesani Fidei Donum. Crediamo che tu vieni in mezzo a noi come cibo soprannaturale e pane di vita eterna per cancellare il nostro peccato e darci forza nel cammino della vita. Donaci la grazia di testimoniare con la fede e le opere che tu sei il Salvatore dell'uomo, davanti al quale fuggono le tenebre e si accende la speranza del mondo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da te istituito. E con la tua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa vuole il
È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Al primo avvento del Cristo, nell'umiltà della nostra natura umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Lucio e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, San Severo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il tuo pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti, non ci indurre in tentazione, ma liberaci, Signore. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria e il secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, Signore Gesù, con fede profonda, spirituale letizia e con entusiasmo accogliamo oggi la parola profetica di Isaia, perché tu sei davvero venuto a mettere in fuga da tutto il mondo la tristezza e il pianto e stabilire per sempre, in primo luogo per i tuoi discepoli, gioia e felicità. Tu solo sei davvero la nostra gioia, che nessuno potrà mai toglierci.
Tu vieni incontro a noi e l'umanità esulta per la grandezza dei tuoi prodigi. Le tenebre scompaiono dagli occhi dei ciechi ed essi vedono. La freddezza e il gelo si sciolgono dai cuori che riprendono a sentire il calore del tuo amore e si aprono all'amore dei fratelli. Signore Gesù, qui presente come vero pane di vita eterna, pane disceso dal cielo, nel quale è ogni dolcezza, noi siamo sostenuti nelle prove e nelle difficoltà della vita dalla tua grazia. La nostra professione di fede nella tua parola cresce e si robustisce e non cede più all'incostanza e alla debolezza nelle tentazioni. E tu ci rendi, anche se deboli e poveri, forti di fronte ad ogni pericolo, capaci di sopportare minacce e persecuzioni, come hanno fatto i profeti e come il Battista, che per primo ti ha riconosciuto e ti ha indicato presente nel mondo. Preghiamo.
O Dio nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Testimoniate con la vita la speranza del Regno di Dio. Andate in pace. Rendiamo grazie. Insieme all'invito ad accogliere con esultanza il Vangelo della gioia, la liturgia odierna raccomanda di coltivare la pazienza. Con le parole dell'Apostolo Giacomo ci ha offerto, nell'immagine dell'agricoltore, una figura concreta di comportamento. Ad essa unito il richiamo all'esempio dei profeti e di Giovanni Battista in particolare, perché la gioia del Vangelo è anche premio da conquistare e custodire con particolare impegno. Dalla cattedrale Santa Maria Assunta di San Severo, Foggia, da dove abbiamo effettuato la trasmissione della Santa Messa, vi giungono, amici telespettatori, i più cordiali saluti di Ciro Sarnataro, regista della ripresa televisiva, di Antonio Ammirati, responsabile del programma, di Michele Totaro, aiuto alla regia, di Enrico Longodoria, che vi ha parlato, e di tutti i tecnici e collaboratori della squadra RAI Esterna 3 di Napoli. Arrivederci a domenica prossima, alla stessa ora, dalla chiesa Santa Maria Assunta in Montecchio, Pesaro Urbino. Ed ora la linea ritorna a Rosario Carello per la seconda parte di A Sua Immagine. A tutti, buona domenica.